Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, perché detti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno della divina volontà e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccio vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 8, capitolo 51, 3 ottobre 1908. Questa mattina il benedetto Gesù, quando appena l'ombra si è fatto vedere, mi ha detto: figlia mia, fino a tanto che l'anima sta in continua attitudine di operare il bene, la grazia è con essa e dà vita a tutto il suo operare. Se poi sta nell'indifferenza di fare il bene, oppure in atto di operare il male, la grazia si ritira, perché non è partita sua, cioè non è sua partita, e non potendo averne parte né somministrare la sua stessa vita, con riconoscimento si parte, dispiacendosi sommamente. Perciò, vuoi che la grazia sia sempre con te, che la mia stessa vita formi la tua, stai in continuo atto di fare il bene, e così avrai in te sviluppato tutto il mio essere e non avrai tanto a dolerti se qualche volta non avrai la mia presenza, perché non mi vedrai ma mi toccherai in tutto il tuo operato e in ciò vi scemerà in parte il dolore della mia privazione. Capitolo 52, 23 ottobre 1908. Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il mio benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, tutta la scienza divina si contiene nel retto operare, perché nel retto si contiene tutto il bello ed il buono che trovare si possa.
si trova l'ordine, l'utilità, la bellezza, la maestria. Un lavoro pertanto è buono, per quanto è ordinato buono, ma se i fili si vedono storti e storti menati, non se ne capisce niente, non si vede altro che una cosa disordinata che non sarà né utile né buona. Perciò io dalle cose più grandi fino alle più piccole che ho fatto si vedono tutte ordinate e tutte servono ad uno scopo utile, perché la fonte da dove sono uscite è stato il mio retto operare. Ora la creatura pertanto sarà buona, tanta scienza divina conterrà in sé, tante cose buone usciranno da essa, per quanto sarà retta. Basta un filo storto nel suo operare per disordinare se stessa e le opere che le escono, ed offuscare la scienza divina che contiene. Chi esce dal retto, esce dal giusto, dal santo, dal bello, dall'utile, ed esce dai limiti in cui Dio l'ha messo. Ed uscendo da questo, sarà come una pianta che non avrà molto terreno di sotto, che ora raggi di un sole cocente, ed ora le brine e i venti le seccheranno gli influssi della scienza divina. Tale è lo storto operare, brine, venti e raggi di sole cocente, ove mancandole molto terreno di scienza divina, essa non farà altro che seccare nel suo disordine. Capitolo 53, 20 novembre 1908. Continuando il mio solito stato, pieno di amarezze e di privazioni, per poco questa mattina è venuto il benedetto Gesù ed io mi lamentavo con lui del mio stato, ed invece di rispondermi si stringeva più con me. Dopo poi, senza rispondere a ciò che io dicevo, mi ha detto: figlia mia, l'anima veramente amante non si contenta di amarmi con l'ansietà, con i desideri, con gli slanci, ma allora è contenta quando giunge a farne suo cibo e quotidiano nutrimento. Allora l'amore si fa sodo, serio, va sperdendo tutte quelle leggerezze d'amore a cui la creatura è soggetta. E siccome ne fa suo cibo, è diffuso in tutte le membre, stando diffuso in tutto, ha la forza di sostenere le vampe dell'amore che la consumano e le danno vita. E contenendo l'amore in se stessa, possedendolo, non sente più quei vivi desideri, quelle ansietà, ma sente solo ad amare di più l'amore che possiede. Questo è l'amore dei beati in cielo. Questo è lo stesso mio amore. I beati bruciano ma senza ansietà, senza strepito, con sodezza, con serietà ammirabile. E questo è il segno se l'anima giunge a nutrirsi d'amore. Quanto più perde le fattezze dell'amore umano, perché se si vedono solo desideri, ansietà, slanci, è segno che l'amore non è suo cibo, è qualche particella di sé che ha dedicato all'amore. Onde non essendo tutto amore, non ha forza di contenerlo e fa quegli slanci di amore umano. Essendo queste cose molto volubili, senza stabilità nelle cose loro. Invece le prime sono stabili, come quei monti che mai si smuovono. Bene, ottime lezioni, e assai profonde come sempre, di Gesù, che ci esortano e ci fanno comprendere come la vita cristiana e la vita nella divina volontà in particolare è vita di operosità nel bene, non è vita inerte, vita quietistica o vita fannullona, ecco, o vita diciamo racchiusa in una sorta, come dire, di sterile spiritualismo o misticismo, no? Qui Gesù dice delle cose molto importanti. Numero uno, la continua attitudine di operare il bene. Ecco, io qui mi permetto di portare alla mia attenzione, all'attenzione di tutti, un'esortazione che molto spesso Papa Francesco rivolge ai fedeli, tante volte. Cioè, non basta per essere cristiani, per dirsi cristiani, per sentirsi cristiani, non fare il bene. Per carità, è già qualcosa. Scusate, non fare il male, non fare il bene. È già qualcosa non fare il male. E spesso ci si astiene da molti peccatacci, insomma, da molte cose brutte. Quindi, per carità, niente non è.
Ma questo non basta. Gesù non ha detto nel Vangelo, nella regola d'oro, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questa è la nostra declinazione mondana. Ma Gesù ha detto: tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo a loro. Quindi non ha detto non fare il male che non vuoi che ti sia fatto, ma ha detto fai tutto il bene che vorresti che ti fosse fatto. Quindi la nostra operosità nel bene, moltiplicare tutto il bene che possiamo moltiplicare. E attenzione, qui non si parla di grandi cose, perché una parola gentile, un sorriso, e una parola buona a chi ha bisogno di consolazione, una visita da una persona sola, adesso non mi sovvengono in questo momento molti esempi, ma sono tantissimi nella vita quotidiana, no? E fare una gentilezza al prossimo, mettere, assecondare un suo desiderio prima ancora che lo chiede, e poi la gentilezza nei confronti di nostro Signore, quindi fare una visita in chiesa, e fare una genuflessione fatta bene, fare un segno della croce con tanto amore, quindi sono tante, sono. E stare in continuo atto di fare il bene. È molto bella questa immagine, no? Perché, come giustamente Gesù spiega, fino a quando si sta in questa condizione, la grazia è con noi. Siamo ormai prossimi a Natale, no? Ieri nella messa abbiamo sentito l'Arcangelo Gabriele salutare Maria Santissima con le parole: il Signore è con te, ave piena di grazia, il Signore è con te, no? La grazia è con te. Ecco, occorre quindi questa sollecitudine nel bene, sollecitudine ovviamente serena, gioiosa, non sollecitudine ansiosa, quindi, ma sollecitudine sì, però buon esame di coscienza la sera, non soltanto dire che cosa ho fatto oggi di male, ma che cosa ho fatto oggi di bene, che cosa non ho fatto oggi di bene, oppure quale cose buone ho fatto in maniera imperfetta, quindi l'ho fatte male. Magari ho dato un euro a un poveraccio senza sorridergli, o con malgarbo, facendogli vedere che ero scocciato, per esempio, no? Ho adempiuto i miei doveri con svogliatezza, ho lavorato con svogliatezza, questo è il bene mal fatto, questo qui, no? È un punto fondamentale, quindi nessuno pensi, insomma, che vivere nella divina volontà sia abbandonarsi in una sorta, ripeto, di quietismo, di spiritualismo, ecco, io me ne sto rinchiuso nel mio mondo con Gesù a fare gli atti e il resto fa niente, no? No, non è così, non potrebbe essere così, sarebbe non una vita cristiana ma la caricatura della vita cristiana, no? Nel secondo paragrafo Gesù insiste, riprende e sviluppa, porta avanti: tutta la scienza divina si contiene nel retto operare. Attenzione, qui non soltanto parla di grazia, no? Quindi dice: attenzione, se fai il bene rimani in grazia e aumenta la grazia, ma se fai il bene aumenta anche la scienza divina. Questo è un principio che Gesù avalla, una posizione teologica, spirituale, molto cara alla scuola francescana, no? E certo anche, cioè, che quanto più ami Dio e tanto più lo conosci, quindi l'amore sollecito, perché ogni volta che io faccio qualcosa di buono esercito di fatto, specialmente quando lo faccio solo per amore di Gesù, la carità, e più bene faccio, più divento un grande esperto di Dio, perché si conosce soprattutto, come dire, per esperienza. Dio è amore, d'accordo? E quindi quanto più io opero come Lui, opero rettamente, faccio tutte le cose fatte bene, quanto più cresco nella conoscenza di Lui, non solo, e quanto più godo della sua bellezza e della sua bontà. Nel retto si contiene tutto il bello e il buono che trovare si possa: l'ordine, l'utilità, la bellezza e la maestria.
Vale, fare questa attenzione, questa rettitudine e anche l'ordine, no? Attenzione, come Gesù spiega che la rettitudine è anche ordine. Delle cose più, dalle cose più grandi fino alle più piccole che io ho fatto, si vedono tutte ordinate, tutte servono ad uno scopo utile. Quindi, ecco, lo scopo utile, quindi quando facciamo qualcosa che abbia sempre un fine buono, che abbia sempre un'utilità, come dire, fruibile dal prossimo, insieme all'ordine. Ecco, questo ordine va sempre rispettato, ordine esteriore e ordine interiore nel nostro operare, no? Un principio è, per esempio, stare, quando stiamo facendo una cosa, stare concentrati in essa, non pensare a quello che ho fatto prima o a quello che devo fare dopo, no? Perché la cosa sia fatta bene, no? Pensiamo a quella frase di Gesù nel Vangelo, quel sommario riportato da qualche evangelista, che dice, a commento di un suo miracolo, ha fatto bene tutte le cose, fa udire i sordi e fa parlare i muti, no? Ma ha fatto bene tutte le cose. Qui c'è anche un altro stile, diciamo così, di noi cristiani, no? Noi le cose le facciamo fatte bene, le facciamo fatte bene, tendiamo, ci sforziamo, cerchiamo di farle bene. Questo vale per l'adempimento dei nostri doveri, no? Ma non per una nostra smania di perfezione, no, per amore di Gesù e per imitare in maniera certamente distante, lontana, l'agire di Dio, che fa bene tutte le cose, le ordina tutte bene. Una mamma di casa, una mamma di famiglia, se cucina ci mette tutto l'amore possibile, perché le cose che fa sono fatte bene, sono buone, non per far peccare di gola al marito e ai figli, ma perché quello è un atto d'amore. Poi la famiglia decide di fare un giorno di digiuno, per carità, lo fanno tutti insieme, ma quando si mangia, la mamma di casa fa la cosa con amore, le fa fatte bene. Questo è anche l'ordine in questo, cioè, una casalinga tiene la casa bella ordinata, non perché è fissata, che ha le paturni, insomma, o le esagerazioni, insomma, con la pulizia e l'ordine, come talora accade, no? O semplicemente per far bella figura quando vengono gli ospiti, no, lo fa per amore di Gesù, perché anche la casetta di Nazareth di Maria Santissima era certamente poverissima, ma certamente pulitissima e ordinatissima, non per motivazioni umane, ma perché quello è l'habitat divino, no? Questo vale per tutti gli stati di vita. Un sacerdote deve fare, deve chiedersi come tiene la chiesa, come celebri, come confessi, come ascolti le persone, come ti relazioni con le persone che sono lontane. Quindi sono tante cose dove appunto verificare la rettitudine dell'operare e l'ordine. Ordine anche nella nostra vita, le priorità che diamo, quali sono le cose che mettiamo al primo posto, quali al secondo, quali al terzo, cioè, questo sempre, ovviamente, sempre senza, come dire, ecco, diceva sempre, ho imparato con il tempo speso nel mio ministero, che è sempre meglio specificare un po' di più che un po' di meno, no? Perché poi con la scusa dell'ordine alcune anime un po' scrupolose si fanno, come dire, un regime di vita che manco in caserma, insomma, è così, no? Quindi rigido, quindi dettagliato, guai a chi sgarra, insomma, che non è possibile, ovviamente, no? Non è questo il senso, il fine, no? Quindi tutto deve essere sempre fatto con discernimento, appunto con ordine, ecco, ma con ordine, non con disciplina ferrea, insomma, come se fossimo una legione romana, insomma, no? Quindi non in questo modo, ecco, che sarebbe, come dire, anche qui una caricatura, un'esagerazione. E quindi, attenzione, la creatura aumenta in bontà, aumenta in scienza, aumenta in bellezza, tante cose buone farà uscire da lei, buone, cioè rette, mentre chi esce dal retto, esce dal giusto, dal santo, dal bello, dall'utile, ed esce dai limiti in cui Dio l'ha messo. Tutta la bruttezza che noi vediamo in giro, tutto il disordine che noi vediamo in giro, è sempre figlio di questa uscita dell'umana volontà dalla rettitudine e dall'ordine. Ecco, quindi da noi
stiano lontane queste cose, no? Ultimo paragrafetto, Gesù ci parla dell'amore bellissimo, no? Dell'amore vero, dell'amore sodo e serio. Allora, il valore di una vita cristiana, il valore di una vita di fede, il valore di un'esperienza di fede, il valore di una spiritualità, il valore di un cammino di fede, si vede proprio qui, cioè se porta nei confronti di Gesù un amore sodo, serio. Che significa? L'amore sodo e serio non è solo affetto, fervore, devozione e sentimento, anche se nell'amore sodo e serio ci sono tanti sentimenti, ci sono tanti fervori, ci sono tanti slanci, ma non solo quelli. Qual è la differenza? Che l'amore sodo e serio, anche quando per qualche situazione contingente o semplicemente per momenti in cui Dio così dispone, non avverte, come dire, il gusto della devozione, il senso della presenza di Dio e tante altre cose, continua ad operare rettamente e ordinatamente, esattamente come opera quando si trova in situazioni di maggior fervore, maggiore consolazione, eccetera. Se l'operare si indebolisce, diminuisce, o peggio ancora, si interrompe quando non mi sento, ecco, interiormente lieto, ecco, fervoroso, eccetera, stiamo ancora, Gesù dice, a un amore così, lo chiama in particolare, ecco, se è solo desiderio, ansietà e slanci, è segno che l'amore non è suo cibo, è qualche particella di sé che è dedicato all'amore, quindi si sta ancora in cammino, non si ha ancora quella soda, forte, e radicata spiritualità che trasforma la vita e la porta verso una santità autentica, percepibile. L'anima veramente amante non si contenta di amarmi con l'ansietà, con i desideri e con gli slanci, ma è contenta quando giunge a fare di me suo cibo e quotidiano nutrimento. Ora, suo cibo e quotidiano nutrimento, che cosa significa? Gesù l'ha spiegato nel Vangelo, lo spiega anche negli scritti, no? Che la nostra anima si nutre di Gesù in tre modi e in tre sensi. Il primo nutrimento è l'ascolto della sua parola, l'ascolto e la meditazione della sua parola. L'ascolto della sua parola, come questa che si fa nella meditazione, con l'ascolto della Sacra Scrittura, la stessa cosa, cioè Sacra Scrittura non è la stessa cosa, è ancora di più di quello che stiamo facendo perché è rivelazione pubblica. Comunque, ascolto di Lui, un ascolto chiaramente fecondo, un ascolto aperto, un ascolto che porta all'obbedienza, che porta al camminare in conversione continua. È importantissima questa dimensione, ascoltare la sua parola. Quello che disse Gesù al diavolo nel deserto: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi il nostro cibo è proprio anzitutto nutrirci di questo, la nostra anima si nutre di queste cose. Secondo cibo, l'Eucaristia. Questi sono in ordine, come dire, gerarchico, no? Con l'Eucaristia io mi nutro di Gesù, Gesù è la massima forma possibile di nutrimento di Lui, no? Ecco, però anche qui, come la parola, ricordando la parabola del seminatore, non si può ascoltare con superficialità, ecco, appunto, con leggerezza, perché se no tu l'ascolti, da un'orecchia te entra, da quell'altra te esce, viene il diavolo e te la porta subito via. La parola va ascoltata come la faceva la Madonna. Maria serbava queste cose meditandolo nel suo cuore e imparando anche a passare dalla parola alla vita e dalla vita alla parola, quindi in questa operatività feconda. Così l'Eucaristia può essere vanificata, cioè l'Eucaristia anche qui funziona, si perdona il termine, tanto quanto l'anima è ben disposta a riceverla. L'Eucaristia diventa veleno quando un'anima osa accostarsi ad essa senza essere in grazia, e l'Eucaristia diventa infruttuosa o poco fruttuosa o quasi sterile quando, nonostante lo stato sostanziale di grazia,
le disposizioni interne ed esterne con cui l'anima si accosta alla Santa Comunione e ringrazia dopo averla fatta sono grossolane, sono scadenti o inesistenti. Quindi si riceve un sacramento validamente, lecitamente, ma i cui frutti, che potrebbero essere immensi, sono limitati a poco. Ma non perché non funziona il sacramento, perché non funzionano le disposizioni con cui noi ci accostiamo. Quindi mi raccomando, non c'è niente di più alieno dalla vita cristiana e anche dalla vita della Divina Volontà che concezioni, come dire, magiche e deresponsabilizzanti. Quindi io faccio la comunione, come la faccio? La faccio, tanto ho preso il sacramento, il resto lo fa il Signore in me. Questo modo di procedere è assolutamente deleterio, non cristiano, non cattolico, non assolutamente da avallare e da seguire. E poi c'è il cibo dei cibi, più solido di tutti, che è: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Il terzo, la volontà divina è il nostro cibo, il nostro alimento, quello che, ecco, nei confronti dei quali, tra l'altro, i primi due sono ordinati, perché io ascolto la parola e mi nutro dell'Eucaristia, perché cosa? Per fare sempre più e sempre meglio quello che Gesù vuole, per diventare santo. Se non si producono questi effetti, se questo non mi porta a fare sempre più e sempre meglio la Divina Volontà, c'è qualcosa che non va. Nella versione latina del congedo ordinario della messa, questo l'ho detto tante volte, si dice ite missa est, non la messa è finita, ma ite missa est, cioè la messa è, abbiamo celebrato la parte sacramentale, manca la parte esistenziale, cioè quello che tu qui hai vissuto devi viverlo nella vita comune. Ti sei nutrito di Gesù, hai preso la forza, bene, questa forza la metti in atto appena esci da qui per essere un altro Gesù vivente, parlante e operante. Questo è la grandissima cosa, insomma, no? Io, come dire, la versione latina del congedo ordinario dalla messa è molto più significativa della, come dire, della traduzione, a mio modestissimo avviso, no? Ecco. Quindi questo dobbiamo tenerlo presente. Se non c'è questa sodezza di amore radicato, reale, i beati bruciano senza ansietà, senza strepito, e quindi porta anche un amore, ripeto, solido, forte per Gesù. Sono soltanto pii desideri, begli slanci. Per carità, meglio desiderare Gesù e la sua presenza piuttosto che desiderare le attrattive mondane, questo c'è certamente, no? Però siamo ancora a un livello imperfetto che deve richiede il nostro lavoro, richiede di essere portato a maggiore pienezza e compiutezza. Bene, Santa Vergine Maria, noi ti ringraziamo per il tuo esempio, ecco, di feconda e continua operatività e cooperatività con la grazia di cui eri piena. Ecco, oggi, nella Santa Messa di oggi, al sesto giorno della novena di Natale, sentiremo l'episodio, se non ricordo male. Oggi dovrebbe esserci proprio la visitazione, no? Quindi che è proprio l'espressione, ecco, massima, ecco, dell'operatività immediata che la grazia straordinaria, ecco, cresciuta nel dono dell'incarnazione del Verbo in te, e ha subito fatto fuoriuscire, ha subito manifestato, no? Non tenersi per sé Gesù, ma immediatamente andare a portarlo verso chi era in condizione di riceverlo, no? Questo lo sentiremo anche nel Vangelo della quarta domenica d'Avvento. Ecco, questo è proprio l'emblema, l'immagine di quando la grazia è ben custodita, è ben amministrata, è ben ordinata, e quindi con questa incessante operatività, ecco, produce dovunque frutti
di bellezza, di bontà, di santità e di perfezione. Aiutaci a seguire le tue orme e ad essere sempre solleciti, attivi, solerti nell'operare il bene, nell'operare con rettitudine e nell'operare sempre e tutto con amore vero, sodo, forte, radicato e sincero nei confronti del tuo Figlio Gesù. La Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.